cosa leggerei, con che libro affascini il tuo cuore. Come vedi, non si può giudicare un libro dalla copertina. Il libro di oggi lo abbiamo scelto accuratamente. Perché? Perché riguarda un po' tutti noi che lavoriamo. Avrete fatto caso come, per esempio, esistono dei contesti professionali dove tutto funziona, dove tutti si impegnano, dove c'è un'armonia, una, come dire, concordia nello sforzo per migliorare l'azienda per la quale si opera. Poi a un certo punto arriva un giorno in cui arriva lui, il dittatore. Lo riconosci subito da atteggiamenti intanto di relativa professionalità, ancorché conoscenza di quello di cui sta occupandosi, però è stato messo lì, chissà perché, possono essere tante le motivazioni per cui lì è arrivato. Di solito il dittatore è una sorta di saprofita che si nutre dello sforzo altrui e poi diventa mosca cocchiera. Qual è la mosca cocchiera? La mosca cocchiera è quella che svolazza e poi si posa sul cappello del conducente del carro e, guardandosi intorno, dice: stiamo andando là, dice la mosca cocchiera. Ecco, questo è l'equivalente del dittatore, un bellissimo libro del quale io credo, una volta che ne avrete sentito parlare dall'autore, prenderete atto. Perché? Perché, come dico, ci riguarda un po' tutti. L'autore è Carlo Colasanti, l'editore è Coralli, e Carlo Colasanti ce l'abbiamo con noi. Colasanti, buongiorno. 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 Allora, questo libro che ha vinto anche un premio, ha vinto il premio Un libro nel cassetto 2011, caro Colasanti, racconta quelle persone così fetide, così, come dire, metastatiche anche per la società, quali quella tu hai descritto. Posso darti del tu? Certo, certamente. Quale tu hai descritto nel tuo libro? Ma chi meglio di te per descrivercelo ancora? Ma sì, diciamo che il dittatore, poi che ha una doppia T, no? questo titolo, certo. Esatto, è un personaggio che attraverso l'azienda vuole soltanto imporre le proprie idee, i propri dogmi, no? Aziendali, e piano piano si renderà conto di ritrovarsi solo, ma questo non lo scoraggerà, perché è il suo modo di vedere il mondo, anche perché lui come dittatore si comporterà anche in quella che è la sua famiglia. Quindi sono queste persone che non hanno una capacità di modificare i propri atteggiamenti, quello è e quello rimangono. Fortemente dannose, no, Carlo? Sì, sì, queste sono quelle persone che pensano che in nome proprio delle regole, perché soltanto quelle pensano possano far bene alla comunità, in nome di quelle loro vanno avanti e purtroppo questo però nelle aziende è talmente dannoso che poi anche nel romanzo succederanno delle cose che faranno destituire questa dittatura, insomma. Poi molti subiscono quando c'è un dittatore in un'azienda, sì. ma non sempre questo accade, poi qualcuno si ribella anche. Allora, poi bisognerà che noi si faccia un distinguo, nel senso che questo dittatore, sì, è un soggetto che normalmente, come dicevo prima, non è corredato di professionalità, di esperienze, di conoscenza di quello di cui si sta occupando, ma è uno che verte a nutrire se stesso attraverso lo sforzo degli altri. E poi magari ci sono anche altre persone però in azienda, cioè quelle che prendono magari delle decisioni in maniera a volte forte, e quelli però sono un bene dell'azienda, perché risolvono quel temporeggiare, no, che in alcune circostanze si manifesta, laddove invece c'è bisogno di decisioni importanti, veloci, eccetera. Quindi da non confondere appunto quello che è la figura del dittatore, quello che fa scena, no, quello che si gonfia, e da chi invece poi prende delle decisioni anche mettendosi in gioco, no, Carlo, nel senso che capito? Le decisioni possono essere a volte non sempre quelle giuste, quindi ci metti in gioco, no? Sì, diciamo che poi, come sempre, chi è posto al comando di una struttura aziendale deve prendere decisioni che possano essere
e possono piacere o non piacere. Certo. Quello che è importante sicuramente è il cercare anche di motivare, di spiegare e di rendere partecipi, esatto, chi lavora con te stesso, perché poi quello può permettere senz'altro di avere un grosso aiuto, no? Certo. La dittatura, quando una persona ti mette al centro di un sistema e tutto passa attraverso le sue decisioni senza che queste vengano condivise con gli altri, questo è veramente un qualcosa che crea sempre danni. Certamente. Allora, noi abbiamo scelto il tuo libro, caro Colasanti, perché credo che all'interno dello stesso possano riconoscersi tantissime categorie di lavoratori. Vogliamo ricordare che il titolo è Il Dittatore, l'editore è Coralli e l'autore è Carlo Colasanti. Ti facciamo molti auguri di felicità, Grazie e buon anno a tutta Radio Yes. Grazie a Carlo Colasanti.